Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Vi presento subito i nostri ospiti con i quali parleremo del nuovo DPCM in via di stesura, le polemiche preventive e le indecisioni sulle chiusure, divieti di spostamento, le regioni che passano da un colore all'altro quando raggiungono i parametri, quello che si pensa si possa fare, quanto si possa e si dovrà chiudere per il Natale, però anche le polemiche per le foto che forse vi possiamo mostrare anche subito, le foto che mostrano, lo stiamo prendendo dalla stampa, ma insomma c'è un po' su tutti i giornali, calca per lo shopping, tutti i giornali e in tutte le città, una prima parte quindi su questi temi e poi la polemica politica che riguarda questioni di sostanza molto importanti per l'economia, ovvero gli usi, chi dovrà decidere sul recovery fund, quindi come sarà, chi sarà affidata la gestione con lo scontro di potere che c'è fra Conte e il PD e anche i renziani, il MES che oggi entra nel vivo, la riforma del MES per la verità, un passaggio importante perché ci sarà il ministro dell'economia Gualtieri che parlerà alle commissioni riunite bilancio e finanze di Camera e Senato. Ma vi dicevo, vi presento gli ospiti con cui parleremo di tutto questo. Intanto, bentornato ad Antonio Polito. Buongiorno. Firma del Corriere della Sera, che ha anche un libro in libreria in uscita che si chiama Le regole del cammino e lo porta un po' lontano, ma neanche tanto, dai temi di cui si occupa. Anzi. Lo vedremo subito dopo. Vi presento intanto la professoressa Stefania Salmasu, epidemiologa. Buongiorno. Buongiorno. E poi il dottor Matteo Liguori, che è il numero due, possiamo dire, dell'azienda farmaceutica IRBM di Pomezia, che collabora con il piano dei vaccini, con proprio la realizzazione del vaccino di Oxford. Possiamo forse inquadrarlo, ma ancora non è pronto il collegamento. Poi do il buongiorno e il bentornato anche a Simone Gozzano, filosofo della scienza, insegna all'Aquila ed è anche prorettore dell'Università dell'Aquila. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Allora, poi avremo altri ospiti, avremo nella seconda parte anche Mario Monti, però io vorrei cominciare con la professoressa Salmasu per capire queste misure, intanto se effettivamente dobbiamo avere così tanta paura degli spostamenti a Natale, se è giustificata la stretta molto forte che si prefigura. Anche con questo coprifuoco alle 10, anche nel giorno di Natale, spostamento delle messe, è quello che serve? Funzionerà? Beh, se funzionerà è difficile dirlo, però io vorrei che fosse chiaro un concetto. Se adesso la curva comincia a scendere, non è perché sia cambiato qualche cosa nel virus, ma come ormai ci hanno bombardato di informazioni su questo famoso R con T, cioè sull'indice di trasmissibilità, di riproduzione del virus, se la curva è scesa è perché siamo stati a casa, perché abbiamo avuto meno contatti. Quindi abbiamo agito sull'unico fattore su cui abbiamo veramente un controllo, tagliare le vie di comunicazione e di trasmissione con cui il virus si sposta da una persona all'altra. Quindi il fatto che adesso la situazione epidemiologica mostri segni di miglioramento è perché abbiamo adottato delle contromisure, cioè siamo stati distanti, abbiamo evitato, questa è un'infezione che si trasmette in modo interpersonale, da persona a persona. Quindi se noi evitiamo di creare queste modalità troppo frequentemente, il che vuol dire non incontriamo troppe persone, riusciamo a tenere basso questo indice di riproduzione. Se ci dicono che adesso l'indice si è abbassato e quindi alcune regioni cambiano colore e quindi stanno a un livello di rischio un pochettino inferiore, questo non vuol dire che la situazione sia migliorata e possiamo tornare a fare la vita di prima. Perché appena ci riaffacciamo a una vita di intensi contatti sociali e possibilità di trasmissione, l'infezione riparte, come abbiamo visto quest'estate. Quindi da questo punto di vista l'appello è proprio alla responsabilità individuale, oltre alle misure. Le contromisure che ci vengono proposte hanno semplicemente la funzione di mandare un messaggio forte e chiaro di evitare i contatti non necessari e limitarli al massimo. Quindi questa è l'unica storia. E anche quando arriverà il vaccino,
Sarà importante che questo indice di riproduzione sia basso, perché allora anche piccole quote di vaccinati potranno arginare la diffusione nella popolazione. Quindi non basta dire adesso stiamo meglio, torniamo tutti a fare la vita di prima. In questo caso rientreremmo sicuramente in una terza fase, che non vogliamo assolutamente, perché sarebbe deleteria per tanti altri aspetti, oltre che per gli aspetti di tipo sanitario. Certo, forse la questione è che sembra addirittura esserci sono state pensate delle restrizioni in più per il periodo di Natale, per dire le regioni gialle, anche dentro le regioni gialle non si possono fare certe cose, insomma. Beh, questo tipo di limitazioni, no? E questo forse che però si capisce anche la preoccupazione per esempio degli impianti sciistici e tutto. Assolutamente. Quanto. Si pensa al Natale come il momento in cui ci si sposta, si va a visitare i parenti dall'altra parte dell'Italia, quindi ci si mette insieme, si fanno feste di famiglia tutti insieme dove la socialità è l'aspetto principale, questo è il momento in cui sicuramente si può ricreare una nuova occasione per focolai epidemici multipli e quindi in questo caso molto poco gestibili. Se poi pensiamo allo sci come non come uno sport solitario ma come uno sport di massa come lo è, e le code agli impianti e gli ambienti chiusi in cui ci si può trovare, certamente questo è un grosso problema, anche perché a sciare non ci vanno solo i locali, ci vanno persone da tutta Italia, quindi ricreiamo quella situazione dell'estate in cui tutti si sono spostati e in cui di fatto l'infezione ha ritrovato poi la sua spinta, tanto che dalla metà di ottobre abbiamo assistito a questa ondata veramente disastrosa. Bisogna pensare che nel giro di 30 giorni dell'ultimo mese in Italia sono stati segnalati, più identificati, più di 850.000 casi. È certo. Una cifra pazzesca. Sì, però forse questo dice che si poteva chiudere prima, questo ritardo, diciamo, nelle chiusure, se i numeri sono arrivati a questo. Questo lo possiamo dire. Questo lo possiamo dire. È un po' difficile trovare il bilancio, tant'è vero che siccome i focolai erano localizzati, chiaro. Si è cercato di dare la responsabilità locale e in questo caso poi si è trovato un altro sistema. Infatti sì, allora Antonio Polito, perché questo tema oggi ci sarà un altro incontro con le regioni, anche se per la verità proprio negli ultimi giorni si vede meno scontro anche con le regioni, non so se hai questa impressione. Ma sì, perché si sta secondo me andando di nuovo verso un provvedimento nazionale, cioè paradossalmente il miglioramento della situazione facendo venir meno la trovata dei colori, della differenziazione tra zone del paese, no? Perché cominciano a scendere di colore anche le regioni che erano rosse. Abbiamo visto che ieri c'è già stato un po' di, diciamo, di shopping di massa dove fino a ieri non si poteva uscire di casa. E quindi si pone il problema di fare un provvedimento nazionale che, come dicevi tu, introduca qualche limitazione perfino maggiore nelle attuali regioni gialle, proprio ma per avere Natale. Sostanzialmente di che cosa si tratta, a mio modo di vedere? Di evitare che le persone, che le famiglie si spostino, che le famiglie viaggino, che vadano a raggiungere i parenti per, appunto, per le feste, oppure che vadano a fare le vacanze sulla neve, tutte le cose che ci siamo detto. Quindi questo è il punto. E secondo me bisogna anche un po' sdrammatizzare questa cosa, nel senso che siccome ci siamo detti che bisogna convivere con il virus, dobbiamo trovare un aggiustamento che è un giusto mezzo. Non sarà mai chiudere tutto per sempre, perché non può essere così, però non può essere mai neanche che appena, diciamo così, c'è la possibilità si torna tranquillamente alle abitudini di prima. Naturalmente bisogna anche evitare di disorientare le persone, perché se da oggi o da ieri è possibile uscire di casa nelle regioni di prima rosse, la gente esce di casa. Cioè è difficile poi pretendere che stia in casa. Magari poi se sono non si affollano i negozi sono come è normale. Ecco, l'importante che è che i negozi rispettino le regole, che le persone non sbaglino, diciamo, violandole. Insomma, i comportamenti individuali non sono soltanto non uscire di casa, si può uscire di casa ma fare le cose in un certo modo. Noi siamo in una regione, il Lazio, dove non siamo mai stati chiusi in casa in questa seconda ondata, però l'indice di contagiosità è stato tenuto abbastanza sotto controllo rispetto ad altrove, quindi vuol dire che si può fare,
bisogna trovare il modo giusto. Il modo giusto. Io vorrei andare dal professor Gozzano per come dire, introdurre un altro tema, e cioè se è cambiato qualcosa tra la prima, diciamo, il primo lockdown, la prima ondata e questa seconda ondata, nella sua riflessione naturalmente e anche percezione. Sul tema della paura, e cioè oggi si è più o meno spaventati rispetto a questo tema della convivenza con il virus, è qualcosa che si può accettare di più? Questo riguarda anche un rapporto con la scienza che poi, diciamo, proprio con gli scienziati, con i medici, con i numeri, con la realtà delle cose, che magari poi vedremo anche meglio anche in funzione della questione dei vaccini, che oggi anche sono sulla scena, perché ci sarà il primo incontro della Pfizer con il commissario straordinario Arcuri. Professor Gozzano. Sì, a me pare, diciamo, noi quello che stiamo incontrando come grande punto di resistenza è la limitazione delle libertà, appunto il fatto che non riusciamo a uscire, non possiamo fare le cose che eravamo abituati a fare. Però occorre capire che noi qui stiamo combattendo come specie, non come singoli individui, questo virus. Cioè il virus si fa ospitare da noi perché siamo un buon ospite, uno nel quale lui può consentirsi di proliferare, espandersi, quindi passare da individuo ad individuo e dunque continuare la propria corsa, diciamo, di tipo biologico. Ora, in una certa misura, il concetto di libertà al quale noi siamo agganciati profondamente non è un concetto biologicamente comune, non è un concetto biologico, è un concetto politico. E allora qua noi ci scontriamo con il fatto che noi vorremmo garantita una certa libertà, ma noi siamo minacciati come specie. E quindi come specie, in quanto tale, caratterizzati dalla nostra intelligenza, dalla sofisticatezza con la quale abbiamo sviluppato i nostri rapporti interpersonali, ci troviamo in una certa misura ricacciati indietro. Cioè, se noi vogliamo agire bene contro il virus, grosso modo dobbiamo comportarci come delle api, cioè cercare di seguire le indicazioni della nostra ape regina, in qualche senso, e quindi reagire in questo modo al virus, dunque diminuendo la libertà personale. In un qualche senso il virus ci mette di fronte al fatto che dobbiamo essere più collettivisti. Poi naturalmente arriveranno i vaccini, che sono la risposta di quella intelligenza che caratterizza la nostra specie molto più marcatamente di quasi tutte le altre, di tutte le altre specie sul pianeta, insomma. Però questa sorta di scollamento fra ciò a cui siamo abituati e ciò che ha caratterizzato la nostra intelligenza, quindi l'aver sviluppato un concetto di individualità all'interno di gruppi sociali come nessun'altra specie ha fatto, ora si trova invece di fronte all'evidenza che non possiamo fare più così. E questo non lo so quanto ci vorrà a metabolizzarlo come gruppo umano, per dir così. Forse certo, anche perché poi dobbiamo comunque l'ape regina spesso non ha una posizione univoca, o comunque non diciamo, so quanto è l'ape regina, però c'era Polito che voleva intervenire mentre vedevo annuire la professoressa Salmaso. No, dicevo, Conte come ape regina non è che mi piace molto, però capisco perfettamente il ragionamento, e anzi devo dire che l'ho affronto questo tema in questo mio libro, che appunto è un po' sul come ripartire, no? Come rimettersi in cammino. Sono molto d'accordo col professore, sostituirei soltanto la parola dovrebbe essere più collettivisti con l'espressione dovremmo essere più fratelli. Cioè noi dovremmo ricordare che tra i tre grandi valori, diciamo così, culturali borghesi della rivoluzione francese, cioè la libertà e l'uguaglianza, c'era anche poi la fraternità, che è una cosa che abbiamo un po' trascurato, cioè il fatto di aiutarci l'uno con l'altro, che è stata una grande certo. qualità della società occidentale, una ragione di successo. Bisogna un po', diciamo, riprendere, perché collettivista hai paura sempre di cedere la tua libertà a un grande fratello, a qualcosa che c'è fuori, mentre invece l'idea che siamo interdipendenti e che la libertà non è liberarsi da ogni forma di dipendenza nei confronti degli altri, perché non si può vivere liberando, questo così l'abbiamo intesa negli ultimi certo. decenni, no? La libertà è un tema di estremo interesse, vedremo se gli italiani o le società occidentali in generale saranno capaci di fare questo salto culturale.
Sì, è un tema interessante, segnalo soltanto, perché poi non abbiamo il tempo di approfondire, che il Foglio di oggi, proprio a questo proposito, pubblica un'intervista a un filosofo francese, Pierre Manin, che parla proprio di questo, di questi aspetti della libertà, e forse appunto merita la lettura per chi avrà poi tempo. Purtroppo noi siamo un po', come dire, compressi da tanti temi urgentissimi, compreso quello, naturalmente lo richiamava poco fa il professor Gozzano, quello dei vaccini. Allora vi faccio sentire, ieri sera è tornato a parlare di questo il professore che ha fatto molta polemica nei giorni scorsi, cioè Andrea Crisanti, non è l'arena da Giletti, e vi faccio sentire soltanto queste parole per lanciare il tema che poi approfondiremo. Sentiamo Crisanti. Gran parte di questa ricerca è fatta con quattrini pubblici e quindi è importante che i dati vengano condivisi. Io finora i dati, né io né altri, li abbiamo mai visti, quindi se lei mi chiede sulla base dei dati disponibili non mi vaccino. Guardi che poi questa posizione mia è stata ripresa dalle maggiori riviste scientifiche internazionali. Hanno chiesto trasparenza e visione dei dati, ma non solo visione dei dati aggregati, ma anche visione di come è stato fatto quel campione, se ci sono sbilanciamenti nella composizione del campione. Beh, ci sono tutta una serie. Poi guardi, il caso di AstraZeneca, che tra altre cose ha un'associazione molto stretta con l'Università di Oxford e quindi hanno detto praticamente tutto, è uscito fuori che c'erano delle cose che non andavano bene. Io penso che l'ambiente scientifico italiano è un po' provinciale. Se io avessi detto quello che ha detto l'editore del British Medical Journal, più che criticato sarei stato lapidato, perché l'editore del British Medical Journal ha fatto negli stessi giorni un editoriale estremamente feroce su come sono stata gestita la comunicazione sui vaccini. La stessa cosa l'ha fatto l'editore di Nature. Cioè, io mi sento in ottima compagnia, io lo dico, perché io ho chiesto solo trasparenza. Allora, c'è un tema di trasparenza, e lo stesso Crisanti che ha, come dire, centrato e focalizzato anche la sua parte polemica sulla comunicazione, ha usato questa parola, comunicazione. Però vado dalla professoressa Salmaso. Oggi Repubblica ha un'intervista all'ex direttore dell'EMA, che è l'ente regolatorio europeo, quindi quello che deve decidere a livello europeo se vanno bene o no questi vaccini, insomma dare il via libera al loro uso, che si lamenta proprio dei dati. Dice, quanto ci vorrà, la domanda di Elena Dusi, per la luce verde? E risponde, come faccio a dirlo? Le aziende parlano alla stampa, ma all'EMA non hanno ancora trasmesso un dato. Professoressa, c'è questo... Allora, qua bisogna chiarire, perché fino adesso sono stati approvati dei vaccini sulla scorta di sperimentazioni cliniche controllate, di rigorose procedure che poi i singoli medici magari non hanno visto nel dettaglio, proprio perché c'è un'agenzia europea che è l'EMA, c'è un'agenzia italiana che è l'AIFA, che ha l'incarico tramite i propri assessor, cioè persone competenti che valutano la documentazione presentata dalle singole case produttrici a sostegno della richiesta di immissione, di autorizzazione all'immissione in commercio. Queste documentazioni sono pile e pile di certificati, di fogli, di documenti che vengono analizzati nel dettaglio dagli assessor. A me sembra molto strano che una persona competente come il professor Crisanti ovviamente dica «io voglio vedere la documentazione». Quella documentazione lì è una documentazione ovviamente che verrà passata al vaglio da parte di questi valutatori, che sono quelli che vedono tutte le cose che poi noi usiamo nella vita quotidiana. È chiaro che non possono essere valutate, in genere non vengono messe a disposizione da persone non competenti in quella specifico settore, certo, ma vengono messe a disposizione per esempio i report di queste valutazioni, dove c'è scritto, sono centinaia di pagine i report solo, e quindi dove c'è scritto un sacco di roba che nessuno si legge mai. Allora, la risposta che ha dato secondo me il professor Crisanti è stata un po' mal interpretata, però forse non è stata mirata al target giusto,
Perché giustamente se uno dice, hai letto l'articolo sul giornale, ti vuoi vaccinare, uno dice, momento, prima bisogna fare la valutazione ufficiale e bisogna certo, vedere però se però questo dovrebbe questo anche essere bene. Un ovvio, cioè è ovvio, io credo che il professor Crisanti sa che certo. Non, nessuno lo farà vaccinare prima della pronuncia esatto. Dell'EMA, allora, questo è il punto quando... che ha creato, esatto. No? Quindi allora, sembrava diffidare anche dell'EMA, ecco. E vabbè, ma la risposta invece è quando sarà stato vagliato e considerato idoneo e autorizzato, io mi farò vaccinare o non mi farò vaccinare per qualche motivo che so io. Però tutto questo ha innescato una confusione terribile nella comunicazione con il pubblico che si è sentito come appunto messo in dubbio e come ha detto lei, questo getta una luce fosca su tutta l'attività che stanno facendo, che secondo me non è giustificata la luce fosca, assolutamente no. C'è Polito che voleva dire una cosa, poi andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo anche con volevo solo dire che questi Liguori. Di cui parliamo non sono vaccini, sono candidati vaccini, cioè vogliono diventare vaccini, finché l'EMA, cioè l'ente di regolazione certo. europea, naturalmente io credo che la polemica di Crisanti sia effettivamente un po' troppo difficile da capire per il grande pubblico nel modo in cui le aziende hanno comunicato, perché le aziende hanno fatto uscire sui giornali interviste, articoli certo. dicendo abbiamo il vaccino, copertura 97%, lui dice ma chi me lo dice? E infatti AstraZeneca, che pure aveva annunciato, adesso deve rifare dei conti. Per via, quindi, certo. insomma, certo. il problema che ecco. l'opinione pubblica deve capire è che quando l'EMA garantirà che questi vaccini sono efficaci e non dannosi, lo ci saranno. Ci si fide, perché ci saranno si tutti fidare, i dati, avrà certo. visto tutto. Noi ci vorrà. Ci si deve fidare perché però avranno tutto. Però questo è il passaggio che forse nelle sue spiegazioni Crisanti non ha fatto. Forse lo ha fatto ieri, correggendo in questo modo, mi sembra, perché poi ha detto poi no, anche perché, mi vaccinerò. Anche perché... Però io vorrei, dobbiamo andare in pubblicità, quindi mi fermo. E intanto però spero che sia pronto il collegamento con Matteo Liguori. Lo dicevo, è il numero 2 del IRBM, l'azienda di Pomezia, che fa parte, diciamo, del gruppo con AstraZeneca, Oxford e quindi di quel vaccino lì. Restate con noi. Allora, di nuovo in onda do il buongiorno e il benvenuto anche a Martino Cervo, vice direttore della Verità. Buongiorno, è in collegamento. Grazie, Skype. Buongiorno. Eccolo qui. E lo avevamo annunciato, Matteo Liguori, che è il numero 2 dell'azienda di Pomezia IRBM, che partecipa al vaccino, quello di Oxford di AstraZeneca. Buongiorno. 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 Allora, vengo subito da lei perché in un'intervista che abbiamo citato anche nella prima parte all'ex direttore dell'EMA, è appena uscito però proprio da qualche settimana, Rasi, Guido Rasi, dice le aziende, con un tono che non può non essere poi oggettivamente polemico, le aziende parlano alla stampa ma all'EMA non hanno ancora trasmesso un dato. E poi dice, eccolo qui, l'EMA ha valutato la fase 1 dei test, quella che esclude la tossicità, ha dato le certificazioni agli impianti di produzione di Moderna, Pfizer e AstraZeneca, ma i dati clinici sui volontari che hanno ricevuto il vaccino o il placebo nella fase 3 non sono ancora arrivati. E poi dice, a proposito dell'efficacia, dice non credo ai dati delle aziende, i regolatori si metteranno al tavolo e rifaranno i calcoli da zero. E così è. Dice anche che non si aspetta numeri molto diversi da quelli che sono stati presentati in quella stessa intervista, questo perché comunque noi dobbiamo mirare a un'uniformità dei dati e questo avverrà nel momento in cui ci sarà la sottomissione di tutti quanti i protocolli all'EMA da parte delle aziende coinvolte, che è una cosa che in itinere accadrà nei prossimi giorni, ad oggi non è ancora stata effettuata da nessuna azienda. Ma c'è un problema con il vaccino al quale avete lavorato voi sui numeri dei volontari, perché ci sono state poi il fatto che sia stata annunciata prima un'efficacia del 70% e poi del 90%, questo è un elemento che fa problema? No, la ringrazio della domanda perché è utile, ho sentito parlare di errori, ho sentito parlare di blocco della sperimentazione. La realtà dei fatti è che nella scienza ci sono quelli che vengono chiamati casi fortuiti più che errori.
Nel senso che nella fase della sperimentazione clinica è stata sottomessa all'MHRA, che è il corrispondente dell'AIFA in Inghilterra, un piano sperimentale adottando quella che poi è stata identificata la somministrazione più efficace di cui abbiamo parlato, il mezza dose e poi successivamente dopo un mese una dose. Questo potrebbe richiedere ulteriori sperimentazioni, in particolare negli Stati Uniti, dove il trial non è stato sottomesso nella fase di sperimentazione, quindi potrebbe richiedere ulteriori trial, in particolare lì. Però ci potrebbe anche essere un'altra opportunità, che la classe dei soggetti, quindi quelli entro i 55 anni, potrebbero ricevere questa somministrazione anche in Europa da subito, come anche richiamato dallo stesso Rasi. Quindi mi piace più parlare di caso fortuito piuttosto che di errore, perché da lì si è avuta un'intuizione che potrebbe aprire ulteriori scenari e ulteriori possibilità di avere una maggiore efficacia nella somministrazione dei vaccini. Senta, ma c'è stato un errore nella comunicazione da parte delle aziende, tutte quante, in questa corsa, chi arrivava primo, dire abbiamo il vaccino, e creando questa insomma un po' di confusione, perché c'è, naturalmente deve esserci il via libera delle agenzie regolatorie? Guardi, siamo sicuramente tutti quanti sotto una forte pressione, sia a livello mediatico che sociale, per dare una risposta in tempi rapidi alla diffusione della pandemia. Dare delle informazioni che sono attualmente prevalentemente di carattere scientifico a una comunità che non è abituata a leggere dati scientifici, come è giusto che sia, ha una sua complessità nel trasferire l'informazione alla comprensione di massa nel momento in cui siamo nella fase dove la scienza deve guidare. E adesso che ci troveremo di fronte alla rappresentazione dei dati all'EMA, sicuramente avremo un allineamento anche comunicativo di tutte quante le aziende che sono state ad oggi coinvolte. Allineamento comunicativo. Allora, Martino Cervo, chiedo anche a te, innanzitutto mi sposto leggermente su un fatto che comunque devono essere fatti rapidamente in questa fase i piani per la vaccinazione. Che segnali ci sono secondo te in quello che sta facendo il governo, Speranza, Arcuri, appunto, che oggi incontra la Pfizer? Ah, buongiorno, premesso che è una fase inedita per tutti, lo è per la popolazione, molto provata evidentemente da questi mesi, lo è per chi a vario titolo è coinvolto nell'elaborazione di strategie di contenimento e di combattimento al virus. È una situazione totalmente inedita che ci deve fare anche stare molto attenti e rispettosi nelle valutazioni. Mi pare che, e vengo alla domanda, Crisanti e Rasi abbiano detto cose di puro ed elementare buonsenso. In assenza di dati certi, stiamo ascoltando molti osti che ci spiegano che il loro vino è ottimo, ottima cosa, ma appunto poi è evidente che la sanzione reale passa attraverso organismi deputati a farlo, e anche quelli comunque devono superare il vaglio della fiducia dell'opinione pubblica, che non è un fattore escludibile a colpi di competenza spesso autodichiarata. Detto ciò, quello che sta facendo il governo non può non preoccupare, semplicemente per i precedenti, nel senso che l'intera filiera, sappiamo bene che oltre al problema enorme dell'approvvigionamento, l'Italia ha versato quasi 100 milioni di euro all'Unione Europea nell'attesa che l'Unione Europea negozi su mandato dell'Italia, non si sa benissimo con quale rappresentante italiano, con le case farmaceutiche, ma a questo problema si giustapporrà poi quello della logistica, che sarà molto diverso a seconda di quali e quanti vaccini potremmo distribuire, perché ci sono quelli che sopravvivono a temperature più elevate, quelli meno, ci sono quelli che vengono distribuiti a certe fasce e ad altri, probabilmente ce ne saranno alcuni che potrebbero garantire un'immunizzazione, ma non dai sintomi, ma non dalla capacità di infettare, e quindi anche su questo la catena logistica subirà variazioni. Insomma, gli elementi sono ancora tantissimi. Dicevo che non può non preoccupare la situazione impostata dal governo italiano per i precedenti. La scelta di affidare
ricordare all'onnipotente commissario Arcuri anche la catena della logistica. Poco fa veniva ricordato il prossimo appuntamento con uno degli attori, presumibilmente dei protagonisti della corsa al vaccino, visti i precedenti sui banchi, sull'approvvigionamento delle terapie intensive, anche sul dialogo istituzionale e politico con le regioni e con gli enti amministrativi, ecco, per non parlare della scuola, fatica un po' a lasciare tranquilli, ecco. Io vorrei tornare dalla professoressa Salmaso, prima di poi vedremo ancora su questi dubbi, mi piace sentire anche Polito sul tema del governo rispetto al piano per i vaccini, però alla professoressa volevo chiedere se secondo lei il vaccino dovrà essere o no obbligatorio, perché questo è l'altro tema, lo dico leggendo anche, non so, magari possiamo mandarle in onda qui dall'iPad di servizio, l'abbiamo anche presa, uno dei pezzi di politico.eu di oggi fa vedere il tema dei governi rispetto alla grande questione dei vaccini, e cioè chi vaccinare per primo, e c'è questo tema. Dentro questo pezzo si dice però che in Europa, e c'è tutto il mondo, no, di fronte a questa situazione, parlando dell'Europa in generale, quindi non soltanto l'Italia, si dice però che su base volontaria si vaccinerebbe sì e no il 60% della popolazione, non è una cifra altissima. Dunque, questo è un problema generale ma anche italiano. Se si vaccinasse il 60% della popolazione sarebbe più che sufficiente per bloccare la circolazione virale. Ovviamente nell'ipotesi, perché i vaccini poi sono stati costruiti per quello comunque, che il vaccino prevenga l'infezione. Quindi il 60% sarebbe un'ottima cosa, solo che anche pensare di arrivare al 60% della popolazione italiana richiederebbe comunque parecchio tempo. Sul tema dell'obbligatorietà, quindi questo è un problema generale. Il problema è che il rischio di acquisire l'infezione virale non è uguale per tutti. Come non è uguale per tutti la pericolosità dell'acquisizione dell'infezione. Quindi la scelta strategica che deve essere fatta a livello nazionale è chi vaccinare per primo, perché ci servirà tempo. Per tutti gli altri valgono le stesse raccomandazioni. Sì, ma chi vaccinare per primo e tutti dicono il personale sanitario. Dopodiché dubbi sull'opportunità di vaccinarsi arrivano dallo stesso personale sanitario, cioè è successo. Questo è un problema assolutamente, secondo me, come dire, di tipo quasi pedagogico. Purtroppo in Italia abbiamo delle prove anche da esperienze degli anni passati che il personale sanitario è quello più scettico nei confronti di interventi di qualsiasi natura e quindi quello potrà essere un problema. In merito all'obbligatorietà, c'è una situazione secondo me abbastanza paradossale in Italia, perché addirittura una fetta della popolazione pensa che se non è obbligatorio non è abbastanza importante, un'altra fetta di popolazione dice no, io non voglio un'imposizione, voglio una scelta consapevole, e in teoria è giustissimo. Quindi da questo punto di vista ho visto anche dei sondaggi in cui si diceva mi vaccinerò solo se è obbligatorio. Che vuol dire questo? Che vuoi che qualcuno imponga e faccia la scelta per te, mentre da altre parti stiamo andando verso una scelta consapevole. È per questo che tutto questo dibattito praticamente su niente, perché ancora non abbiamo le valutazioni delle agenzie regolatorie, nuoce secondo me alla credibilità poi dell'offerta vaccinale, perché anche lo stesso Guido Rasi ha detto non abbiamo visto un dato, in realtà poi nell'articolo dice che hanno già iniziato a fare la valutazione da un mese di tutta la parte preclinica. Ora, se uno sa esattamente quello che è successo, ossia negli Stati Uniti, trial fatti anche multicentrici in giro per il mondo, hanno arruolato qualcosa come 60.000 persone, è chiaro che i dati che devono arrivare in bella copia, in formato decente, leggibile e valutabile, ci vuole tempo. Il problema è che sono partite sotto una grande pressione, forse negli Stati Uniti, legata anche alla precedente amministrazione, di far vedere che si faceva qualcosa, e per motivi assolutamente di business sono partiti questi comunicati che hanno poi innescato tutta una serie di polemiche. Però alla popolazione va detto chiaro e tondo, quando ci verrà offerto il vaccino sarà passato al vaglio i vaccini, saranno passati al vaglio di chi fa questo per mestiere,
e quindi saranno state valutate le varie indicazioni. Quando chiedo il soccorso, capiremo come mi fare. Sembra molto, molto chiaro e delle precisazioni molto importanti da parte della professoressa Salmaso. Antonio, però io chiedo a te, diciamo, anche nella tua esperienza giornalistica di come funzionano le interviste, anche rispetto a questa fase, perché comunque la comunicazione è importante, eccetera. In effetti, questa intervista a Rasi colpisce perché dice la frase polemica, subito dopo dice no, però i dati in realtà ci manca un pezzetto, gli altri dati sono già arrivati tutti. Che cosa spinge a... perché qui non si può proprio parlare di forzature da parte dell'intervistatrice, effettivamente le risposte sono queste. Tra l'altro Rasi era stato anche uno dei primi a dare sulla voce a Crisanti quando Crisanti aveva parlato di quei dubbi che aveva. Ma innanzitutto la materia è complessa, perché è complicata. Cosa sono i trial sulla tossicità, cosa sono quelli sulla efficacia del vaccino, bisogna spiegarlo di volta in volta, certo. Non è così semplice, è difficile quindi la comunicazione al grande pubblico. Credo che la comunità scientifica stia dimostrando anche di non essere molto diversa da tante altre comunità italiane e internazionali, cioè è litigiosa, ci sono delle gelosie, c'è una differenza abbastanza profonda che non è stata valutata con attenzione tra i medici, cioè quelli che stanno negli ospedali, e i virologi, i quali stanno nei laboratori, non fanno e lo stesso. E gli epidemiologi, come la professoressa Salmaso, che fa un altro lavoro ancora. I quali studiano modelli matematici, cioè sono anche mestieri diversi tra di loro, nel senso che il rapporto con l'evidenza clinica, per esempio, è diverso, no? Che può giustificare anche dei momenti in cui hanno detto cose diverse. Siamo per la prima volta dopo tanto tempo alle prese con un grande dibattito sulla salute, sulla salvezza nazionale, in condizioni di efficacia della ricerca mai conosciute prima. Questo va valutato. Molti si domandano perché hanno fatto così presto, perché mai hanno avuto tanti soldi per fare ricerca, mai hanno usato pezzi contemporaneamente di intelligenza artificiale, mai hanno comunicato così tanto tra di loro, e in particolare due di questi vaccini usano anche un messaggero nuovo, per portare questo RNA, il messaggero RNA, che è una tecnica del tutto nuova. Quindi siamo anche in condizioni migliori delle epoche passate. Però il problema di convincere, di persuadere le persone è fondamentale. Io prima di parlare, se una cosa deve essere obbligatoria oppure no, vorrei vedere quante persone si convinceranno invece a farla. E prima di parlare se deve essere obbligatoria oppure no, mi domanderei se interrompe l'infezione. Perché noi potremmo avere anche un vaccino che in realtà non ti fa prendere i sintomi, non ti fa ammalare. Però l'infezione la prendi lo stesso e quindi passa lo stesso, quindi dobbiamo sapere tutte queste cose. Certo. Allora vado dal professor Gozzano, torno da lui, perché sempre parlando delle paure, quindi ci vuole, secondo me, la riflessione filosofica anche su questo. Noi assistiamo a uno strano paradosso, forse anche l'articolo che citavo prima di politico.eu ci richiama a questo, da una parte, perché contiene tutte e due le cose, cioè da una parte c'è una questione corsa al vaccino, cioè chi vaccinare per primo, arrivo prima io, vaccina me, una competizione di quel tipo, dall'altra c'è una grande paura del vaccino e anche della cura. Quindi vorrei chiedere se c'è una riflessione possibile da un altro punto di vista su che cosa accade, perché queste due paure che sembrano opposte. Ma sì, indubbiamente sembra che si è spostate alla paura dalla malattia alla cura, il che è un po' paradossale, sembrerebbe, no? Perché abbiamo tanto agognato questa cura e adesso che così sembra essere addirittura d'arrivo, e improvvisamente allora diventa questo l'oggetto della paura. Dal punto di vista del grande pubblico, direi che certamente l'aver toccato con mano quanto è dinamica e anche talvolta appunto violenta la discussione scientifica ha indubbiamente minato
un po' quella fiducia ingenua che le persone spesso hanno nella scienza, cioè come se appunto la scienza fosse costituita dalle migliori sorti e progressive, insomma, come si diceva un tempo, per cui ovviamente man mano le cose migliorano, i processi sono lineari e quant'altro. Lo ricordava appunto il numero 2, adesso non mi ricordo il nome dell'IRBM, appunto diceva, beh, talvolta ci è capitato per caso di fare questa scoperta della doppia dose, la prima inferiore e la seconda superiore. Tantissime cose sono state scoperte per caso, insomma, gli antibiotici, la penicillina, via dicendo, c'è stata una scoperta aiutata dalla casualità. Ma l'altra cosa, mi sembra, è questa attività ipercritica, io penso che poi possa essere dannosa al sistema stesso. Cioè la professoressa prima menzionava il fatto che alcuni medici stessi guardano con occhio critico all'idea di doversi vaccinare. Questo lo trovo preoccupante, perché per esempio nessuno guarda con occhio critico all'idea di dover sterilizzare le cose, perché quello è dato per scontato, che il processo, che le cose debbano essere sterili o che gli strumenti con i quali si adotta debbano essere sterili. È passato parecchio tempo. Esatto, prima, però appunto sia, sembra prima che sia stato accettato dagli altri, cioè, ecco, anche la questione della sterilizzazione delle cose. Esatto, cioè, no, esatto, appunto, all'inizio chi l'ha proposta è stato preso per pazzo. La ricerca del vaiolo, la ricerca della variolizzazione è all'incirca una storia di 1300 anni, in Cina c'erano i primi tentativi di variolizzazione, no? L'importanza appunto del lavarsi e sterilizzarsi, figuriamoci che la persona che lo scoprì, cioè Sommering, praticamente si suicidò perché le persone ritenevano che non avesse scoperto davvero la causa della febbre puerperale. Quello era il lavaggio delle mani. Non si lavavano, certo, le mani passando da un reparto, esatto, all'altro. Esatto. Allora, questa situazione ci indica che in un certo senso anche l'operatore sanitario è una persona come tutte le altre, con gabbie cognitive come tutte le altre, cioè con una serie di presupposti cognitivi dai quali non sempre riesce a uscire, anche se quello è il suo mestiere. Cioè, quindi, per così dire, anche lo statistico può sbagliare le statistiche, capita. Certo. Però per questo è che è importante a livello di un approccio pubblico stabilire delle regole condivise certamente dalla maggior parte dei medici possibili, ma una volta che sono state stabilite quelle regole, queste a mio giudizio andrebbero imposte. Cioè, come si vede, gli effetti della vaccinazione obbligatoria sui bambini sono impressionanti, insomma, no? Per cui del morbillo possiamo dire di averlo quasi alle spalle, e ci sono i dati sul fatto, certo, che se appunto inoculato nei primi mesi, quelli che se lo beccano sono i bambini i primi mesi, insomma. Per cui credo che su questo dovremmo appunto agire di nuovo come gruppo solidale. Torno, esatto, prima di andare in pubblicità, però volevo tornare da Matteo Liguori perché volevo chiedere quali saranno i passi e quali sono, diciamo, i problemi dal suo punto di vista del piano per la vaccinazione che si sta facendo in Italia. Cioè, qual è l'elemento di maggiore rischio in Italia? Allora, sicuramente il prossimo passaggio, come richiamavamo, è quello dell'EMA, che per quanto riguarda l'Italia dovrà approvare la validità del vaccino, del nostro come degli altri. Una volta approvata e definita su quali classi e su quali categorie ogni vaccino funziona meglio, a mio avviso sarà lì il momento in cui a livello governativo verranno definiti i piani di somministrazione vaccinale, perché comunque sia l'EMA fa un lavoro eccezionale ed è super partes, quindi quello sarà sicuramente il punto di controllo nel quale vi potranno essere la definizione di abbinamenti tra quale vaccino funziona meglio per quale categoria. Per quale categoria? Quindi questo abbinamento lo fa l'EMA, lo farà l'EMA, è così, cioè, l'abbinamento. L'EMA definirà l'efficacia di ogni vaccino. Su quale categoria funziona meglio in virtù degli esperimenti che sono stati fatti, quindi della fase sperimentale che è stata anche da lei richiamata prima, nel nostro caso quella che ha due somministrazioni, una funziona sicuramente su una categoria al di sotto dei 55 anni
e potrebbe essere approvata in maniera peculiare per quella, perché ha una validità, ma allo stesso tempo anche per gli altri. I tipi di esperimenti che sono stati fatti servono ad avere queste risposte. Una volta che si hanno le risposte e che gli enti regolatori le verificano e, come richiamava prima qualcuno dei suoi ospiti, vedono in maniera indipendente tutti i dati che sono stati fatti, e mi ha fatto simpatia la cosa, messi in bella, nel senso che sicuramente devono essere messi in una maniera formale, come viene richiesto dagli enti regolatori, ma non c'è dubbio che loro guarderanno nel dettaglio ogni dato e approfondiranno qualsiasi tipo di esperimento che è stato fatto, così da poter avere delle risposte e arrivare poi a un piano di somministrazione che arrivi a somministrare le dosi vaccinali al 70-80% delle persone, ci auguriamo. Comunque con dei tempi che lei diceva, quali sono i temi? Il tema è anche quello di poter avere dosi sufficienti per vaccinare 70%. Certo, abbiamo visto che questo è anche a livello europeo, perlomeno nell'acquisto. Grazie a Matteo Liguori, grazie alla professoressa Salmaso, a Simone Gozzano. Restate con noi, arriva Mario Monti. Allora, di nuovo in onda, do il buongiorno e il benvenuto a Mario Monti, senatore emerito, già Presidente del Consiglio. Come si dice? Adesso mi manca la parola, però volevo dire della Bocconi. Presidente. Per aggiungere, Presidente della Bocconi. Mi ha aiutato Antonio Polito. È rimasto con noi Martino Cervo, vice direttore della Verità, oltre ad Antonio Polito. Ma prima di andare a sentire Mario Monti su MES, Recovery Fund, c'è tutto un pacchetto di temi pronto per questa seconda parte della trasmissione. Vorrei andare da Giovanni Marinetti, perché Giovanni Marinetti è... Dove sei, Giovanni? Ci racconta della giornata parlamentare di oggi con Gualtieri sulla riforma del MES. Giovanni. Esatto, buongiorno Alessandra, buongiorno ai tuoi ospiti. Ritorna prepotentemente l'argomento MES. Alle 10 il ministro Gualtieri sarà qui al Senato, alle nostre spalle, per un'informativa, ma non sul MES sanitario, sul MES, il meccanismo europeo, quello originale, diciamo, che però viene riformato. Perché viene Gualtieri al Senato e non in aula, ma va in commissione? Perché non ci sarà voto. Il voto ci sarà il 9 dicembre, quando il Presidente del Consiglio Conte invece si presenterà alle Camere. Questo non voto di oggi, che è appunto solo un'informativa, consente di far rimanere, le posizioni che sono divise sia all'interno della maggioranza che dell'opposizione cristallizzate. Serve un sì da parte della maggioranza. Quindi l'Italia deve dire sì a questa riforma del MES, ma con una postilla che verrà poi riproposta in aula il 9 dicembre, sembra questo l'accordo dentro la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle dice sì alla riforma, ma con la postilla che il MES non verrà utilizzato però dall'Italia. E più tardi avremo come ospite un esponente dell'opposizione. Dicevamo, non è il MES sanitario. Ieri abbiamo sentito anche le parole del commissario Gentiloni, ne parlerete anche voi, ne parleremo con il nostro ospite che ci sta raggiungendo. Perché ritorniamo a parlare di MES quando si parla anche di Recovery Fund? Ce lo spiegherà l'esponente dell'opposizione, perché il timore delle opposizioni, di chi è contrario al MES, è che si vada avanti proprio con il MES, perché i soldi del Recovery Fund il prossimo anno non arriveranno. Ecco, allora facciamo la così. Linea appena arriva l'onorevole sì, Luca. Poi dopo ne parleremo, ma intanto io vorrei parlarne, girare subito questa questione, questi sospetti dell'opposizione a Mario Monti. Intanto ci dobbiamo un po' districare fra tutte queste cose e sigle, però ricordo che la questione della riforma del MES esattamente un anno fa
aveva scaldato la politica, era stato oggetto di qualche lacerazione dentro il Movimento 5 Stelle, che aveva poi su una risoluzione di maggioranza perso addirittura qualche pezzo al Senato anche, e proprio su questo tema così, e poi era finito con l'Italia che aveva messo un veto, in sostanza ottenuto con una grande trattativa in Europa il rinvio della riforma del MES proprio a causa delle lacerazioni della maggioranza. Oggi questo tema si ripropone perché il Consiglio europeo deve dare il via libera politico a questo accordo, che poi sarà firmato a gennaio, alla fine di gennaio. Accordo e riforma del MES che teoricamente non c'entra niente con il MES sanitario, che è una linea ad hoc, ma lo scambio che richiamava Giovanni Marinetti del Movimento 5 Stelle, il governo si deve, la maggioranza si deve impegnare, il governo, a non utilizzare i fondi sanitari se vuole il sì alla riforma del MES. E questo scambio però è stato ritenuto inaccettabile dal PD e da Italia Viva. Abbiamo riassunto lo scontro politico, però vorrei che ci dicesse se effettivamente può succedere questo, che i veti di Ungheria e Polonia rallenteranno il recovery fund, quindi il pacchetto degli aiuti altro, e quindi ci sarà quasi lo scivolamento obbligato sul MES. È così? Potrebbe succedere questo? Potrebbe succedere questo, e l'Italia ha un ruolo veramente importante in questa vicenda, direttamente e indirettamente. Perché? Perché supponiamo che l'Italia usi il diritto di veto, perché di questo si tratterebbe in sede di Consiglio Ecofin e in sede di Consiglio europeo, per bloccare la riforma del MES. Ricordo, questa riforma del MES, che non ha niente a che fare col MES sanitario, che cosa porterebbe soprattutto? Porterebbe soprattutto alla possibilità per il MES di sostenere in caso di necessità le banche in modo più rapido e migliore per tutti. Bene, se l'Italia bloccasse questo, allora anzitutto legittimerebbe con la forza, l'autorevolezza di un grande paese fondatore, l'uso stesso del diritto di veto, che è quella cosa che stanno minacciando Ungheria e Polonia, dicendo: se voi altri stati membri non togliete di mezzo la condizionalità che lega le erogazioni dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto, noi mettiamo il veto al recovery fund e a tutto il resto. E guardate, lo fa anche l'Italia, quindi non accusateci di essere dei sabotatori. E la seconda ragione per cui l'Italia farebbe un regalo a Polonia e Ungheria, riscoprendo in fondo solidarietà sovranistiche che sembravano superate nel recente passato, è che meno si, l'Italia si mette nelle condizioni di potersi approvvigionare di fondi anche col MES, più dipende dal recovery fund, e quindi accresce la forza contrattuale dei due paesi dissidenti, Ungheria e Polonia. Quindi faremo diversi autogol. Primo, in caso in Italia arrivi prima o poi una crisi bancaria, come può avvenire da noi e in altri paesi, avremo uno strumento meno efficace senza la riforma del MES. Secondo, ci precluderemmo la possibilità di usare fondi che non dipendono dal veto di Ungheria e Polonia, e quindi accresceremmo la forza contrattuale e, se vogliamo, di ricatto di quei due paesi. Adesso, se vuole, possiamo andare più nei dettagli, ma il legame tra i due temi, MES, Ungheria e Polonia, io lo vedo questo, così. Lo vede in questi termini. Sì, nel dettaglio c'è una... No, prima vorrei fare, come dire, una postilla politica con Antonio Polito e con Martino Cervo su questo. Allora, Antonio, secondo te ha la forza, diciamo, la maggioranza per arrivare a questo sì alla riforma del MES, che appunto l'anno scorso non poté dare, o meglio poté dare un po' sotto banco,
però chiedendo poi il rinvio della firma a questo punto. Cioè l'Italia ha la forza politica per non fare questo e la maggioranza ha la possibilità di trovare come dire, un'unità, perché allo Stato la situazione è questa, i 5 Stelle dicono sì, ma mai, allora mettete per iscritto mai quello sanitario. E questo è inaccettabile per gli italiani. Ma intanto fammi fare una battuta polemica, perché io sento il Presidente del Consiglio che praticamente quasi ogni giorno dice che noi abbiamo le risorse. Quindi tutta questa discussione MES, patrimoniale, si è riparlato anche di patrimoniale. È la quarta volta adesso che abbiamo fatto uno scostamento di bilancio per chiedere più soldi in prestito e così via. Sembrerebbe ingiustificata se abbiamo tutte le risorse. Il quarto decreto ristori, che però per far quello abbiamo dovuto prendere altri, diciamo, essere autorizzati a prendere altri soldi sui mercati, in prestito, per fortuna per il momento, perché noi poi l'Europa matrigna, però per il momento questi soldi non costano nulla, grazie al fatto che i titoli li compra la Banca Centrale Europea e quindi in qualche modo ci consente di emettere più debito e anzi addirittura ci restituisce gli interessi attraverso la Banca d'Italia, no? Che li ridà al governo italiano. Io penso che la maggioranza ha la forza politica di dire sì alla riforma del MES, non all'uso del sanitario. MES sanitario. Che tra il PD l'altro non ha la forza di far prendere sanitario. Esatto, questo è, e alla fine questo è il compromesso che verranno. Giureranno, diciamo, sulla Bibbia che non useranno mai i fondi del MES sanitario, non si senza sa perché, e poi invece passerà. Da tenere presente un elemento non di poco conto, a mio modo di vedere, io penso che comunque vada, Forza Italia voterà per la riforma del MES europeo, non per l'uso di quello sanitario, che al momento non è in discussione. Non sarà in discussione, voterebbe anche per quello, voterebbe anche per quello, però non è in discussione, e questo crea un problema delicato, perché renderebbe esplosivo se una fronda nei 5 Stelle rendesse il voto di Forza Italia decisivo ai fini della certo. maggioranza. Questo sarebbe un fatto politico che metterebbe in difficoltà, forse anche in crisi, il governo. Sei d'accordo, Martino? Ti devo chiedere di essere soltanto un po' sintetico, perché vedo che sta arrivando anche da Giovanni Marinetti e Lenia Lucaselli, Fratelli d'Italia. Più rapido possibile. Il problema principale è che il contenuto di questa riforma è stato tenuto totalmente all'oscuro di fatto del Parlamento e il dibattito è stato condizionato. Non è evidentemente il caso del senatore Monti, che conosce a menadito questi argomenti e come tale ne ha parlato. È però il caso di mettere in fila un po' di cose dal mio punto di vista. Il rinvio della riforma del MES dalla fine del 2018 in tutto il 2019 non è stato per un veto dell'Italia, è stato per il Covid, altrimenti probabilmente a gennaio-febbraio dell'anno scorso era già tutto pronto per la firma. Il problema del MES sanitario è che sostanzialmente è fallito, perché questo tentativo da parte di Dombrovskis e Gentiloni di sospendere con una lettera le condizioni previste dal trattato non è stato accolto da nessuno dei paesi che avrebbero potuto farne richiesta, e quindi si è tornati alla carica con la riforma del MES. Si continua a parlare, lo ha fatto poco fa anche il senatore, di questa riforma come di una inevitabilità che va per forza di cose accolta. Anche il vostro inviato ha detto che l'Italia deve firmare, ma deve se è convinta e soprattutto se chi rappresenta il governo ha un mandato parlamentare. L'ultima volta che il Parlamento, ed era lo stesso anche se esprimeva un governo diverso, nel giugno del 2019 si è pronunciato sulla materia con la risoluzione Molinari-Duva approvata dalla maggioranza. Allora c'è stata poi la risoluzione a dicembre dell'anno scorso, la risoluzione certo a dicembre sì, dell'anno scorso dicendo, che dava sì. Sì, che insomma teneva un po' insieme le cose, quindi un altro voto c'è stato. In due scarpe, ma l'unica volta che il Parlamento si è pronunciato in maniera univoca sulla riforma del MES ha vincolato il governo a passare dal Parlamento, cosa che peraltro prevede la legge Moavero, che prende il nome di un ministro che il professor Monti credo conosca molto bene, la legge 234, che impone al Parlamento di votare e dare un atto di indirizzo al governo.
Questo atto di indirizzo non c'è mai stato, non c'è stato in questa circostanza. Non a caso il ministro Gualtieri, che pure gli aveva dato atto, si era offerto di andare in aula per l'informativa, è stato gentilmente richiesto dalla sua maggioranza di andare solo in commissione. Chiudo, perché il problema di questa non inevitabilità del MES, poi il diritto di veto c'è per usarlo, non perché se non si può mai usare non si capisce a cosa serva, è che non è vero che sono soldi che vengono messi a disposizione delle banche, vengono messi a disposizione delle banche dei paesi. Adesso ci arriviamo, però abbiamo detto che questo era una cosa telegrafica, non lo è, aspetta. Allora, e poi facciamo replicare anche il presidente Monti. Può essere telegrafica Elenia Lucaselli, Marinetti, su qual è il punto dell'opposizione? Esatto, sì, due cose. Ovviamente deve, se no non si può dare il via libera, era in quel senso il mio deve. Onorevole Lucaselli, Fratelli d'Italia è sempre stata contrarissima, quindi le domande sono due. Cosa non vi piace di questa riforma? Rispetto anche al... Ok. Adesso è una, veloce. Buongiorno. Allora, ci dirà dopo la posizione dell'opposizione. Va bene, allora, adesso una domanda. Il MES, perché non ci piace? Molto telegraficamente. La questione del MES è, generale, e poi ovviamente ci sono anche questioni particolari, ma prendiamola dal generale. La riforma del MES, così come è scritta, ovviamente comporta degli effetti negativi. Cioè, noi sappiamo già oggi che in base ai criteri che sono indicati nella riforma del MES, l'Italia non rispetta nessuno dei parametri. E siccome loro introducono una agevolazione, diciamo così, delle clausole d'azione collettiva, che sono quelle che poi portano alla ristrutturazione del debito, è inevitabile, ed è assolutamente chiaro a chi si occupa di economia, che parlare di ristrutturazione del debito, che è il default degli stati, in pratica vuol dire mettere in allarme tutti i mercati, molto semplicemente. Quindi già soltanto il fatto che ci sia questa riforma può scatenare effetti negativi sui mercati. Poi il secondo tema, sto cercando di andare veramente velocemente, il secondo tema è quello delle banche. Perché allora, prima per riassumere, la prima questione è l'evocazione di una ristrutturazione del debito, questa è l'obiezione. La seconda sulle banche? Sì, tornando alla prima, il punto non è se l'Italia lo chiede o meno. Sì, abbiamo detto evocazione. Il punto è che già solo parlare di ristrutturazione del debito, ok. Perfetto, perché purtroppo non sento benissimo. Non è vocor. Per quanto riguarda invece le banche, io farei una domanda e cerco di dare anche una risposta. C'è un'urgenza estrema, e questa urgenza estrema è, a nostro avviso, determinata, ma ovviamente non solo secondo Fratelli d'Italia, ma anche secondo parecchi economisti, è determinata dal fatto che la Deutsche Bank, quindi la banca tedesca, ha derivati per 50.000 miliardi. I 50.000 miliardi devono tornare anche dalla Brexit, cioè devono tornare da Londra. Ci sono i book che devono tornare da Londra. Che vuol dire? Che vuol dire che attraverso il sistema che viene introdotto nella riforma del MES, noi di fatto aiuteremo con i nostri fondi la ristrutturazione di quelle banche, quindi salveremo le banche tedesche. Cioè, che questa cosa viene fatta per salvare le banche tedesche. Va bene, il tema non è nuovissimo, pubblicità, e poi sentiamo come risponde Monti. Allora, riassumendo la domanda che veniva anche da Elenia, le critiche al MES di Elenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, al presidente Monti, la metto così: ci sono dei veri elementi di rischio, quegli elementi di rischio, il fatto delle banche e l'evocazione, l'apostrofo evocazione della ristrutturazione del debito, ci sono dei rischi nel MES riformato? Ripeto, non è la linea sanitaria, parliamo proprio del fondo salva stati come è stato creato. No, a mio parere non ci sono. Ho molto apprezzato la velocità con la quale l'onorevole Lucarelli è riuscita a dare le risposte. Non credo che siano risposte corrette, per quanto mi riguarda non le condivido. L'evocazione con l'apostrofo
Sarebbe un problema se fosse un problema reale che dovrebbe riguardare anche altri paesi, perché non è solo l'Italia ad avere una situazione di debito molto alta, a parte che ogni volta che si richiama la grande altezza del debito dell'Italia perché questo ci impedisca di fare delle cose, a me piacerebbe che si dicesse cerchiamo di ridurlo in futuro. E per quanto riguarda salvare le banche tedesche, questo è un mantra effettivamente che è stato molto usato anche dopo la crisi del 2011-2012 e le ricordo onorevole Lucarelli che Lucaselli. Già scusi? Lucaselli, mi scusi, chiedo scusa. Le ricordo onorevole Lucatelli che già il governo Berlusconi nel 2010 aveva partecipato a erogazioni praticamente del fondo salva stati per un totale quota italiana per un totale di 263 miliardi a favore di Grecia, Irlanda, Portogallo Spagna. Il suo partito faceva parte di quel governo, anzi non c'era ancora ma era sotto le ali di Forza Italia e quindi diciamo il motivo ricorrente di critica che queste cose si fanno per le banche tedesche è stato creato dopo, ma se così è avete partecipato molto largamente e più dei successivi governi. No, io credo che sia interesse complessivo dell'Europa, del sistema bancario europeo e anche dell'Italia, che forse non ha il sistema bancario più solido di tutti, anche se sono stati fatti dei progressi, mettere a punto degli strumenti che consentano in caso di crisi di proteggere efficacemente eccetera, per cui sinceramente posso sbagliarmi, l'onorevole ha sicuramente più sensibilità alle dinamiche dei mercati e alle opinioni che corrono nelle varie piazze finanziarie, ma io questo rischio dell'evocazione con l'apostrofo non lo vedo. Allora, io volevo chiedere un'altra cosa, perché abbiamo detto c'è un intreccio MES Recovery Fund e naturalmente è un intreccio tutto politico con il rimpasto. Abbiamo parlato, Martino Cervo, dei ritardi del Recovery Fund dovuti ai veti, eccetera, però c'è anche un tema di l'Italia è pronta o no a scrivere questi piani, che peraltro insomma sono un po' in un deficit di trasparenza perché se ne sa poco. Il grande tema del ritardo è legato anche al fatto che non si sa ancora bene chi e come dovrà gestirli e quindi c'è uno scontro all'interno della maggioranza con Conte sulla gestione, sulla governance come si dice. Oggi Conte corre un po' ai ripari con un'intervista al Corriere della Sera a Monica Guerzoni in cui dice ma sul piano coinvolgeremo il Parlamento, insomma risponde all'accusa di accentrare tutto, però sta di fatto che è stata creata una struttura, o meglio si vuole creare una struttura che ha alla testa il Presidente del Consiglio, sotto Gualtieri e Patuanelli, ancora sotto sei manager e oggi il Domani ci dice che questi sei top manager sarebbero i manager delle grandi aziende pubbliche, cioè De Scalzi, dell'Eni, Profumo per Leonardo, poi c'è il Ferrovie dello Stato con Battisti, insomma sono sei di queste grandi aziende cui si aggiunge Arcuri e il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. Allora, può funzionare tutto questo? Ma diciamo che sul Recovery Fund c'è una interessante analogia con la questione del vaccino, nel senso che anche qui si sta parlando di cose che al momento non ci sono. È già stato detto dei veti che riguardavano e forse riguarderanno ancora i paesi cosiddetti frugali, a cui si è aggiunta la posizione negozialmente più dura di Ungheria, Polonia e Slovenia, e che rendono in questo momento il Recovery Fund un wishful thinking, tant'è che nella manovra è istituito un fondo di rotazione che nel frattempo stanzia i fondi che poi potrebbero
potrebbero essere, mi si passi il termine errato, rimpiazzati da quelli che potrebbero arrivare nella più rosea delle previsioni nel giugno del 2021. Perché? Perché da questo punto di vista il prestito eventuale del MES e quello del Recovery Fund hanno un tratto in comune, pur nelle grandi differenze, come dire, logistiche con cui sono strutturati, ed è quello di porsi come ulteriori intermediari. Da questo punto di vista sono i rappresentanti perfetti di un vincolo esterno sul paese, e per questo non stupisce il plauso incondizionato che arriva da chi ha sempre sostenuto questa teoria. Ne abbiamo appena sentito un autorevolissimo esempio, e cioè di porsi come ulteriore intermediario rispetto al semplice acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE, cosa che sta avvenendo, è avvenuta per tutto quest'anno nei 100 e rotti miliardi di extra deficit, continuerà per un po', ma non sappiamo quanto. Ma questa task force, secondo te, politica, non serve una task force, una regia centrale o di questi piani, e può essere affidata a questo tipo di gruppo manageriale? La Costituzione italiana ha creato una task force di un migliaio di persone che tra poco saranno ridotte se entrerà in vigore la riforma approvata dagli italiani, che si chiama Parlamento. Sarebbe buona norma partire da questo, anche perché non si capisce da dove derivi questa sfiducia incondizionata nella capacità dei rappresentanti del popolo di indirizzare le risorse verso ciò che serve a un paese, che a mio avviso coincide con la definizione di politica. Questo proliferare di task force, che ha già dato un esito fallimentare, dagli stati generali alla pletora di organizzazioni parapolitiche e irresponsabili che sono state create in quest'anno, avrebbe dovuto insegnare che forse non è la strada più corretta. Mi pare che si intenda invece non solo ripetere gli stessi errori, ma addirittura con le stesse persone, e se il commissario Arcuri entra pure qui, mi domando di quante ore debba essere la sua giornata, e soprattutto, e questo è il nodo centrale, a chi risponda politicamente. Chiudo dicendo aspetta, fammi, restiamo su questo, sennò mescoliamo secondi, tutti giuro, i temi, faccio un secondi. Po' fatica a 20 secondi, perché sennò si rimane indietro. Vai. Il tema MES è legato al fatto che questa riforma approfondisce una differenza tra paesi di serie A che possono accedere cosiddette linee di credito precauzionali, cioè quelli con i conti in ordine, e quelle cosiddette ECCL, cioè linee di credito enhanced, cioè rafforzate, cioè di serie B. L'Italia oggi sta nella serie B, il solo fatto di introdurre questa divisione è un rischio pericolosissimo, a cui si aggiunge la riforma aspetta. Del debito indipendente dall'utilizzo del MES. Allora, o meno. Cerchiamo di tenere separate le cose, se no non si capisce. Poi giro anche questa obiezione a Monti, però volevo chiedere a Polito della task force se appunto possono essere dei manager sui quali peraltro questo articolo di Domani che anticipa, diciamo, l'identikit dei sei manager dice però qualcuno ha qualche problema giudiziario in corso, ci sono rischi, sono aziende pubbliche ma sono anche quotate in borsa, rischi di conflitto di interessi. Ma mi sembra in effetti che questa ipotesi di architettura sia proprio impossibile da costruire, cioè utilizzare i massimi manager delle grandi imprese pubbliche per un'operazione, diciamo così, pubblica, che queste sono aziende quotate in borsa, a parte adesso la condizione giudiziaria di qualcuno di loro e così via, che queste sono le cose che, diciamo, lasciano più il tempo che trovano, ma proprio la struttura mi sembra improponibile. Poi intendiamoci, oggi addirittura ho visto il Presidente del Consiglio ipotizza sul Corriere della Sera addirittura un comitato di garanzia, no? Cioè un gruppo di 10 super super saggi, cioè oltre i 300 poi sopra ci sono 10 che dice sarebbe bello se li nominasse il Colle, addirittura c'è, cioè una specie di controllori. In questo secondo me ha abbastanza ragione Cervo, cioè noi abbiamo il Parlamento, abbiamo il Governo, abbiamo i ministeri hanno degli staff tecnici, hanno, diciamo così, dei funzionari, dei dirigenti, delle strutture anche, diciamo così, non piccole, e poi il problema, quindi questo lavoro lo può fare la Repubblica Italiana, il problema è di trovare poi come tagliare gli angoli, cioè come consentire a questi progetti di incanalarsi senza incontrare ogni volta ostacoli, le decine di blocchi, che e lì in genere si risolve dando poteri commissariali, cioè se un progetto si incaglia dai un potere commissariale che evita di...
Insomma, mi sembra un pochino barocca questa costruzione. Oltretutto sono 300 nuovi esperti presi in giro. E, insomma, già abbiamo fatto la commissione Colao, abbiamo fatto già gli la stati commissione generali. Colao, per questo vado dal presidente Monti, perché proprio della commissione Colao si era detto, tra l'altro, ma come era meglio, cioè che Colao stesso avrebbe voluto fare una cosa molto ristretta e poi invece erano state inserite altre persone e che questo però aveva poi tolto presa alla stessa commissione Colao. Infatti non si è capito bene che fine hanno fatto quei progetti come gli stati generali. Le chiedo questo tema come si risolve, però al di là, diciamo, di una questione, la task force è troppo allargata, non è troppo allargata, l'Europa che cosa consiglierebbe? Perché sappiamo che c'è in realtà in Europa è stata fatta una struttura che dialoga con i governi proprio per il recovery fund. Ecco, diciamo, le regole europee che cosa prevederebbero e come l'Italia può, oltre alla sua opinione su questa ipotesi dei sei manager delle grandi aziende? L'Europa mi pare in questa fase giustamente orientata a fare due cose, a mettere a disposizione degli stati queste grandi risorse e poi a lasciare, cosa che sempre invochiamo e che si chiama principio di sussidiarietà, lasciare agli stati di organizzarsi come credono. L'importante è che ciò che gli stati fanno sia efficace. Sabato, inaugurando l'anno accademico dell'Università Bocconi, la presidente von der Leyen ha detto l'importante, cioè perché l'Europa funzioni, è importante che Italy plays ball, che è stato tradotto nel senso di che l'Italia sia in campo. No, play ball vuol dire work willingly with the others, esserci, cooperare e darsi da fare. Allora, circa le strutture, io sono direi pienamente d'accordo con il dottor Polito e il dottor Cervo sui due punti. Primo, non vedo proprio come questi impegnatissimi capi delle grandi società pubbliche possano occuparsi anche di questo. Mi pare che l'unico requisito che hanno, oltre a essere persone valide, sia quello di essere già passate ai vagli politici. Ma comunque il rischio di conflitti di interesse, l'avete detto tutti, è grande. Secondo, effettivamente è il Parlamento che va valorizzato nella funzione del Parlamento e per il resto lasciamo che il Presidente del Consiglio si organizzi, non facciamo a priori discussioni filosofiche o nominalistiche, però ciò che io traggo da tutto questo e che mi preoccupa moltissimo è che se è in gioco l'alchimia tra i partiti per le dosi di potere in questa grande operazione, vuol dire che non abbiamo capito niente, non abbiamo capito che siamo in stato di guerra e che questa è un'occasione straordinaria che non si ripeterà per mettere l'Italia in posizione di maggiore crescita e di maggiore ruolo in Europa e stiamo a fare i giochini dei partiti e magari delle correnti, cosa che leggo anche nell'ipotesi di rimpasto. Questo mi preoccupa moltissimo perché vuol dire che a monte non c'è la consapevolezza della situazione in cui ci troviamo. Mentre a monti c'è. Mentre? A monti c'è. A monti c'è. No, io però, visto che l'ha pronunciata il presidente Monti, questa parola che non piace e che viene ritenuta anche molto, come dire, frivola e stridente con la situazione, ovvero rimpasto, non posso non chiedere a due commentatori politici. Io penso che sia... Come va a finire, se qualche aggiustamento... Ma come va a finire non lo so, però francamente... Cioè, immaginare che possa cambiare la forza di impatto del governo nella gestione di questa emergenza e di quello che verrà dopo, cambiando 2, 3, 4 ministri con 2, 3, 4 che hanno ambizioni di entrare perché si sono stufati di fare il lavoro che facevano, mi sembra veramente una misera cosa. Per me tutto quello che ha senso fare è nel senso di coinvolgere il più possibile l'intero Parlamento e anche l'opposizione.
attraverso le forme più, diciamo, anche creative. Quindi per esempio, Conte per esempio che degli rimane, indipendenti ma... che entrassero nel governo, che avessero la fiducia anche, diciamo così, per la loro posizione, anche l'opposizione, avrebbe un senso. Ma insomma, cambiare un esponente del PD con un altro esponente del PD, non vedo che cosa cambi. Martino Cervo, la tua previsione? È molto probabile che un rimpasto si faccia, perché Conte ha capito che prima era un'operazione che avrebbe rischiato di coinvolgerlo, ora è un'operazione che, se lui gestisce, potrebbe salvargli la poltrona. Chiudo invitando tutti gli spettatori a leggere un esaustivo dossier che il Senato, una delle due task force che abbiamo a disposizione, i cui scranni il senatore Monti è onora della sua presenza, sul MES, perché chiarisce in maniera, secondo me, tecnica e molto interessante le specificità e i pericoli della riforma che il ministro Gualtieri sta andando ad approvare contro il mandato parlamentare. Non so, posso dire che... Certo, prego. Che mi commuove un po' che il dottor Cervo mi stia conferendo la qualifica di membro di task force a vita, se ha chiamato il Senato una task force. Sì, era con ironia. Però sul mandato parlamentare, presidente Monti, non c'è il mandato parlamentare, ci sarà quando verrà Conte, il 9, giusto o no? Certo. Sì, qui stiamo parlando di due cose diverse. Il 9 verrà per essere autorizzato a tenere una certa linea al Consiglio europeo di dicembre sul MES. Per quanto riguarda invece la messa in opera dei fondi che verranno con Next Generation EU, lì seguo il discorso che facevano i due colleghi di panel. Sostengo anch'io che il luogo sia il Parlamento. È il Parlamento. Però per mettere una piccola dose di ottimismo e di speranza, 3 settimane fa qualcuno di noi suggeriva un avvicinamento all'unità nazionale, gli si dava più o meno del pazzo o del teorico. La settimana scorsa questo è avvenuto in occasione del voto sullo scostamento. Si dirà che in Italia, quando si tratta di decidere maggiore debito, tutti si mettono d'accordo, ma questa sarebbe un'interpretazione riduttiva. Io andrei avanti in quella strada, cioè Conte, sinceramente, io personalmente, giudizio mio, non vedo in giro una persona politica o tecnica che possa fare molto meglio di Conte quello che Conte sta facendo. Il problema è creare un clima e una modalità da unità nazionale, e ci stiamo avvicinando, quindi vediamo come meglio valorizzare il ruolo delle opposizioni e poi si vede. Insomma, un Conte come un po' riformato, non so, non commissariato o no, ma insomma con maggioranza più... Un Conte incoraggiato ad essere ancora più responsabile verso tutto l'arco politico e tutto il paese. Ci dobbiamo fermare. Linea Coffee Break, Andrea Pancani. Grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito. Buona giornata.